L'inizio di questo video è dedicato a tutte quelle persone che hanno un cuore ed è per quello che ho deciso di ricostruire questo foglio in una maniera un po' azzardata, questo è vero, con un po' di scotch, questo è vero, ma il Road to Crotone è ancora qua, è sano e salvo. E l'ho ricostruito perché è stato un momento molto importante di questo mese e del mio approccio con voi pubblico e del vostro approccio con me creator. E quindi ho deciso che andava ricostruito e andava preso di ispirazione per il nuovo Road to, il Road to Benevento. Quindi questo lo lasciamo da parte. Ho preso in considerazione tutte quelle che erano state le ipotesi palesate nel vecchio Road to, e adesso vi vado a raccontare come la Juventus può ancora credere allo scudetto oppure rassegnarsi definitivamente al fatto che quest'anno non lo vincerà. Ma prima di cominciare, e l'avrete visto anche da questa felpa, c'è OneFootball qui sotto in descrizione da scaricare, sponsor di questo canale YouTube che mi ha fornito anche questa bellissima felpa. E invece a voi fornisce un'applicazione impeccabile lato calcio, dove ho preso giù anche il calendario e dove ci saranno tutte le informazioni per adeguarci e prepararci a questo Road to Benevento che diventa molto importante. Ve lo dico proprio tranquillamente: diventa molto importante. Quindi OneFootball gratis qui sotto in descrizione, andare a scaricare. Allora, ragazzi miei. Una, due, tre, quattro, cinque, sei e forse sette partite da qua fino al 21 di marzo. Ok? Sette partite in meno di un mese. Sei, sette partite, a seconda dell'ufficialità o meno del recupero tra Juventus e Napoli. Io mi sono abbastanza dedicato al fatto che non verrà recuperata il 17 di marzo in questo Road to, ma attendiamo un attimino e vediamo che cosa succede. Allora, partiamo al contrario. Voglio prima dirvi la parte relativa a tutto quello che è stato l'anno scorso, a quello che è in questo momento quest'anno, e poi parliamo del calendario vero e proprio con i risultati che deve fare la Juve. Partiamo dal presupposto che alla 23ª giornata 2019-2020 la classifica recitava Inter prima a 54 punti, Juventus seconda pari merito 54 punti. All'epoca la Juventus aveva segnato 44 gol e ne aveva subiti 23. Ad oggi, questa Juventus, tanto criticata, ha segnato 44 gol, ne ha subiti 19 e ha una partita in meno rispetto a quella Juve. Oggi abbiamo 45 punti, però all'epoca ne avevamo 54. Quindi, questo cosa ci fa capire? Che la Juventus dell'anno scorso era molto più cinica, molto più concreta, forse anche più abituata a vincere i campionati. Quella di quest'anno è una Juventus che comunque ha subito meno gol. Ha fatto lo stesso numero di gol, ma con una partita ancora da recuperare, ma ha fatto molti meno punti. Molti meno punti. Altra notizia che vi voglio dare. All'epoca, i corsi e ricorsi storici ogni tanto fanno ridere, la 23ª giornata di Serie A 19-20 vede una Juventus contro l'Hellas Verona in trasferta perdere per 2-1. E io me lo ricordo esattamente quel momento perché nel frattempo l'Inter stava andando forte, la Lazio stava andando forte e c'era quel trittico, no? Lo ricorderete, quelle tre squadre che si contendevano lo scudetto e noi andiamo a perdere a Verona. Cioè, noi andiamo a perdere a Verona. E con tutto il rispetto per Verona che l'anno scorso ha fatto uno splendido campionato, che quest'anno sta facendo un ottimo campionato, ma la Juventus che si deve giocare lo scudetto non può permettersi di perdere a Verona l'anno scorso. E quest'anno maggior ragione. Soprattutto perché siamo ancora più indietro nel calendario. Quindi questo è un po' uno spoiler che vi faccio, no? Ancora una volta, corsi e ricorsi storici, se l'Inter l'anno scorso, alla 23ª giornata, aveva 54 punti e non vincerà lo scudetto, l'Inter di quest'anno, che sembra più squadra, è fuori dalla Champions, fuori dalle coppe, fuori dalla Coppa Italia, unico obiettivo campionato, ne ha 53. Quindi ha un punto in meno rispetto all'Inter l'anno scorso, che farà 0 titoli. Può voler dire tutto, può non voler dire niente, ma è una cosa che vi butto lì, ve la metto nel cervello. E vi faccio ragionare, a cosa servono questi video? Questi video servono un po' a farvi parlare e a farvi capire che cosa sta succedendo e cosa è successo nel passato, perché il passato non è un indicatore preciso di quello che accadrà nel futuro, ma un'idea circa ce la può dare. Dobbiamo anche prendere in considerazione il fatto che però l'anno scorso, a una certa, dopo questa partita di Juventus Verona, c'è stato il Covid, il lockdown, tutti fermi, quando si è ripartiti è stata tutta un'altra roba. Voglio anche però dire le cose come stanno, ok?
A questa giornata, l'abbiamo detto, la Juventus ha 45 punti, potrebbe averne 46, potrebbe averne 48, potrebbe averne 45, secondo me come andrà il recupero col Napoli, quindi dopo 23 partite, ma siamo terribilmente indietro, perché è vero che sotto il profilo gol fatti e gol subiti è ok, siamo ottimi rispetto all'anno scorso, però l'anno scorso la Juventus chiudeva da campione d'inverno il girone d'andata, quindi dopo 19 partite, con 48 punti, che è il massimo che possiamo fare quest'anno dopo 23 vincendo il recupero col Napoli. Un po' poco, vuol dire che le altre 4 partite successive ad arrivare oggi le abbiamo perse, 4-5 partite le abbiamo perse, quindi no, non va bene, no, non va bene, ecco, sotto il profilo dei punti ancora non andiamo bene. C'è però da dire una cosa, l'anno scorso la Juventus vinse il campionato con 83 punti. Per arrivare a 83 punti, oggi ce ne servono altri 38. 38 e 45 che fa 83. Questi sono i punti per eguagliare la prima e unica Juventus di Sarri, ok? Per arrivare a fare 83 punti, da oggi in avanti, fino a fine campionato, abbiamo bisogno di 2,375 punti a partita. Siamo migliorati, perché questa media punti era più alta quando abbiamo iniziato il road to Crotone. Cosa vuol dire? Che ad oggi la Juventus può fare al massimo 93 punti in campionato, da qui alla fine del campionato vincendo tutte e 16 le partite che ci rimangono a disposizione. Utopia, completamente utopia, ma vi dico anche che se vi ho detto che 83 punti va a eguagliare la prima Juve di Sarri, io in questo momento ho un desiderio. Io ho una volontà e vi chiedo di scrivere nei commenti il vostro desiderio, la vostra volontà. Dobbiamo darci degli obiettivi per ragionare in maniera logica, cauta e anche nel breve periodo. Ci diamo un mese di tempo. Però in questo caso voglio una scommessa più elevata, più in là, fine campionato. Quanti punti volete dalla Juventus da qui a fine campionato? Io dico che la Juventus dovrebbe raggiungere almeno 84 punti. Con 84 punti nelle ultime 6 stagioni di Serie A, ben 4 volte saresti stato campione d'Italia. Ora, io so che arrivare a 84 punti ad oggi, con questa Juve, con tutte le difficoltà che ci possono essere, con quello che è accaduto in precedenza e con quello che accadrà in futuro, è difficile. È molto difficile. Ma se la Juventus riuscirà ad arrivare a 84 punti all'ultima giornata di campionato, io sarò estremamente soddisfatto, a prescindere poi dal risultato. Perché comunque 84 punti è un campionato super dignitoso e per tanti anni che abbiamo vinto noi c'erano delle squadre che hanno fatto una marea di punti. Mi vengono in mente Roma e Napoli che sono riuscite nell'arco delle ultime stagioni a fare il record di punti assoluto all'interno della loro storia senza però alzare il tricolore. E in un anno di rifondazione, un anno nuovo, di novità, di giovani, di scommesse, quello che volete, come è questo per la Juventus, 84 punti, secondo me sarebbe ottimo. E di difficoltà anche ovviamente legate al Covid, ma quelle ci sono per tutti. Poi ovviamente noi, sai, abbiamo per dire Cristiano Ronaldo, ci manca Cristiano Ronaldo, inizia a diventare un po' un problema. Infatti, cos'è successo quando ci è mancato Cristiano Ronaldo? Esattamente all'andata di queste partite qua non siamo andati benissimo. Però credo che 84 punti sia il nostro obiettivo, almeno 84 punti, poi tutto quello che viene in più è ottimo. Ora che abbiamo detto tutte queste cose, cosa mi aspetto dalle prossime partite? Perché 84 punti, un conto è dirlo, ma bisogna farne almeno altre 39 e non sono pochi. Non sono pochi per niente. 27 febbraio, Hellas Verona, in trasferta, ne voglio 3. Il 2 di marzo, con lo Spezia in casa, ne voglio 3. Il 6 di marzo, con la Lazio in casa, ne voglio 3. Il 9 di marzo, con il Porto in casa, voglio la rimonta, voglio passare, voglio andare avanti in Champions League. Il 14 di marzo in trasferta con il Cagliari, ne voglio 3. Il 21 di marzo con il Benevento, ne voglio 3. Eventualmente il 17 di marzo con il Napoli, ne voglio ancora 3, sempre in casa. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 4, 5 partite in casa in queste 7 partite, 6-7 partite. Tra l'altro, per dirne un'altra, oggi ne abbiamo 45. Con 15 punti in 5 partite, la rimonta ovviamente Champions League esclusa ed escludendo il recupero col Napoli, vai a 60 punti. Se
il 22 di marzo 2021 saremo ad almeno 60 punti, escludendo il ritorno con il Napoli, e avremo superato il girone di Champions League, avremo fatto benissimo tutto il road to Benevento. Dall'altra parte, io ti vedo e capisco quello che mi vuoi dire, e sei lì che mi dici, figa Luca, non hai detto poco, hai detto che dobbiamo vincere tutte le partite di campionato e rimontare in Champions League, non hai chiesto poco. Certo, non ho chiesto poco, ma quante volte ci siamo trovati qui, io davanti alla telecamera, voi dall'altra parte ad ascoltare, o da qualche altra parte in televisione, a leggere sui giornali, sui social network, che la Juventus non può più sbagliare, l'abbiamo sentito dire tante volte, e arriva un punto in cui la Juventus non può più sbagliare. La Juventus, tutti i giorni, se li ha già giocati. Per me road to Crotone era importante, perché Crotone non fare i tre punti all'andata mi ha dato una noia incredibile. In questo road to Benevento hai il Verona, hai la Lazio, hai il Porto e hai appunto il Benevento e hai eventualmente forse anche il Napoli. C'hai cinque partite che non sono andate bene nelle rispettive andate. O ritorno, per quanto vuol dire il Napoli, che si è giocato prima il ritorno che l'andata, che è un casino. Non sono andate bene. E per riscattare quei momenti che in questo momento ti stanno facendo essere in difficoltà sia in classifica che in Serie A, perché hai lasciato 2 punti col Verona, 2 punti con la Lazio, 2 punti col Benevento, 3 punti col Cagliari, sia in Champions League perché gliel'hai regalata la partita di Champions League e quindi sei in difficoltà per questo, questo mese dove non puoi sbagliare è il mese della redenzione. Se la Juventus riuscirà a fare un mese di sole vittorie, lo scudetto non sarà mica impossibile, e ve lo dico tranquillamente ad oggi, mentre sto registrando questo video, quindi prima di Juventus Verona e comunque dopo la sconfitta col Napoli e ovviamente la vittoria col Crotone, la Juventus ha molte più possibilità di vincere lo scudetto rispetto alla sconfitta il giorno dopo con l'Inter, perché quando registravo questo road to Crotone e dicevo più 3, finale Coppa Italia, più 3, vince ancora Coppa Italia, più 3 e magari col Porto va bene, più 1 col Napoli, e ragazzi, mi sembrava di dire delle follie. Ci siamo mica andati tanto lontano, perché abbiamo vinto le 2 partite di Coppa Italia. Avevo detto che volevo fare 13 punti, ne abbiamo fatti 12. E vabbè, siamo andati male in Champions, che possiamo recuperare appunto in questo mese della redenzione. Ci si gioca tutto, qua. Ci si gioca qualsiasi cosa, tra campionato e Champions League. Se oggi non si va bene, non si va bene. Stagione da prendere, probabilmente da buttare. Quindi Pirlo out, Sarri in, ritorna Allegri, voglio Pogba, Ronaldo è vecchio, Dybala è rotto. Questo è il mese in cui si tirano le somme. Se questo mese non si fa bene il road to Benevento, e sono convinto che la Juventus possa fare bene il road to Benevento, se la Juventus non farà bene il road to Benevento, beh, allora dopo Benevento ci saranno delle partite che avranno anche poco senso, se non per provare ad arrivare in Champions League o basta, perché se poi non va bene il Porto non c'è più neanche quello, e poi eventualmente la finale di Coppa Italia. È questo che volete? Volete già finire la stagione il 20 rotti di marzo, il 21 di marzo? E poi ho preso in considerazione questa data perché dopo questa data c'è una mini pausa, perché la Juventus è da gennaio che non si ferma, l'abbiamo visto in Excel, l'abbiamo ripetuto più volte. Il primo stop della Juventus dopo gennaio è il 21 di marzo, e se arriviamo al 21 di marzo che questo foglio si è concretizzato, sarà da divertirsi. E intanto vediamo cosa fanno gli altri, perché noi abbiamo avuto i nostri momenti, no, magari l'Inter non li ha ancora avuti, magari il Milan non li ha ancora avuti, e il calcio ha fatto anche di momenti, e la Juventus sembrava in un buon momento e magicamente non lo è, e poi magicamente lo è. Speriamo che ad arrivare a Benevento possa essere il momento sì della Juve. Fatemi sapere qui sotto in descrizione anche un po' di vostre considerazioni.